Senta Alice, qui alla Gran Fondo di Varese, come è venuta a conoscenza di questa gara? Immagino tramite i calendari internazionali, no? Sì, certo, come calendari internazionali sicuramente, questa è una gara rinomata. E poi appunto la mia amica l'anno scorso qui ha vinto al mondiale, quindi è rinomata, diciamo, sì. Ecco, senta, immagino abbia già provato il percorso, no? No, vado poi, sono appena arrivata, appena arrivati, quindi vado a vedere almeno l'arrivo, la salita finale, qualcosa dell'inizio e basta, tengo domani. Beh, ci sono un paio di salite abbastanza impegnative, però nella Gran Fondo immagino ci siano sempre. Sì, sempre, sì. Poi io sono un po' più da Gran Fondo, magari un po' più con salite un po' più lunghe, che però mi interessava farla, insomma, queste ci tengo poi. Appunto, queste, quando ci sono gare così che hanno una bella storia, è bello farle, insomma. Senta, ma lei ha gareggiato come in ambito professionistico o ha iniziato? No, soltanto per passione. Ma si è avvicinata come al ciclismo? Ma a parte lo zio, che lui va in bicicletta, molto sportivo, eccetera. Poi prima di tutto direi che è il mio amico, collega Angelo, che non è qua questa volta, però facciamo sempre le gare insieme con lui. Ho cominciato e da poco, non da moltissimo, però il ciclismo l'ho sempre seguito, sempre amato. Quindi poi c'è una mia amica che era professionista e anche forte, quindi diciamo che lei ha un negozio a Trento, e Mara Calliope è un negozio a Trento ancora nell'ambiente a grandi livelli, quindi. Senta, ma lei come fa a conciliare il suo lavoro, immagino, che con il tempo libero per praticare il ciclismo? Un po' di sacrificio ci vuole sempre. No, poi la passione, quando c'è la passione il tempo lo trovi, no, non c'è niente da fare. O la mattina, quando che è estate, la mattina prestissimo prima di andare al lavoro, oppure quando si stacca la sera si va. Così. Senta, ha già girato per Varese, la conosceva come città o è la prima volta? Prima volta che vengo proprio. Ha già visto, ha avuto modo di vedere qualcosa? No, siamo appena arrivati, appena venuti su dal parcheggio. Proprio. Adesso facciamo bene un giro, adesso vediamo. Siamo qua oggi e domani e poi. Allora, in bocca al lupo. Crepi, grazie.